Il testo del Vangelo ci parla della seminagione. I significati di questa parabola, anche dal punto di vista pedagogico, potrebbero essere molteplici, ma qui mi voglio soffermare soprattutto su un aspetto: la seminagione che può cadere su diversi tipi di terreno. Perché per quanto io abbia preparato il terreno, magari predisposto i prerequisiti cognitivi, non è detto che in qualsiasi momento il terreno mentale dei miei allievi sia sempre ugualmente fecondo, ugualmente fertile, perché possono intervenire degli altri fattori, possono intervenire degli altri elementi, le distrazioni, per esempio gli uccelli che si portano via il seme, che in qualche modo, diciamo così, non vanificano, ma mi costringono a ripensare anche al lavoro di preparazione che eventualmente io stesso ho fatto. Chiudiamo la riflessione con il riferimento al brano del profeta Isaia, in cui si suppone che il terreno sia stato preparato, che il seme sia stato messo a dimora, buon seme in terreno buono, supponiamo, ma manca ancora una cosa importante: la pioggia e la neve. Ogni educatore, ogni insegnante sa perfettamente che nessuno dei suoi insegnamenti può portare frutto se non si premura di accompagnarlo costantemente, irrorarlo, irrigarlo di nuovo slancio motivazionale, di tutto quello che può servire a mantenere alto il tono della relazione educativa, della disposizione ad apprendere da parte degli allievi. In Isaia è Dio che manda la pioggia, manda la neve, che sono immagine della sua parola. Nel nostro lavoro di tutti i giorni siamo noi a non dover dimenticare di annaffiare costantemente quel terreno spirituale che abbiamo preparato e in cui abbiamo cercato di mettere a dimora il buon seme dei nostri insegnamenti.